Anche oggi circuito Monte Blanco con lei, RS3, però questa volta in versione performance. In cosa si distingue rispetto all'RS3 normale? Beh, un sacco di dettagli neri lucidi, cerchi dedicati con questo disegno davvero molto molto bello. Non c'è tantissimo carbonio rispetto alle altre due, una che abbiamo visto ieri, una che vedete da poco, la TTRS Iconic Edition, però c'è tanto nero lucido, tanti dettagli, non c'è particolare differenza dal punto di vista estetico. Vi faccio vedere un secondino al volo, ma lo vedrete tra poco quando gireremo in pista, che anche gli interni, a parte i sedili a guscio e le cinture, le impunture e tutti i dettagli blu, non cambia poi tanto dal punto di vista estetico, però cambia abbastanza nella sostanza. Sotto il cofano infatti troviamo il solito, diciamo, 5 cilindri, 2 litri e mezzo di cilindrata, con 7 cavalli in più rispetto alla versione standard, 6 Nm di coppia che sono 500, impianto frenante carboceramico solo all'anteriore come nell'altra S3, mentre al posteriore abbiamo un disco in acciaio, 310 mm al posteriore, 380 all'anteriore, barre specifiche, angoli specifici, sistema di scarico ovviamente sportivo. Però direi che basta chiacchiere, andiamo a guidarla. Dimenticavo un dettaglio direi sostanziale: P0 Trofeo R Pirelli, gomme praticamente semi slick. Quanto va forte di motore questa RS3, una dinamica che dire pazzesca e dire poco. Il differenziale posteriore ci aiuta a uscire di curva in maniera super super efficace. Ovviamente adesso non siamo in torque rear a livello di settaggio, andiamo in RS performance per avere il massimo appunto delle performance, e vedete come il posteriore appunto aiuta la vettura a scorrere in questa pista. Sospensioni dedicate, controllo elettronico, abbiamo le barre antirollio più rigide, abbiamo l'impianto di scarico, performance ovviamente, freni carboceramici ovviamente all'anteriore, però questa RS3 con 7 cavalli in più, 407 cavalli, 500 Nm di coppia, sempre il solito cambio S-Tronic a 7 rapporti che si rivela una lama, tra l'altro migliorata anche l'elettronica del cambio, migliorati i rapporti, insomma una taratura fine per questa versione performance, che ancora più della versione standard, che già male non andava assolutamente, anzi si rivela davvero una bomba da pista. Spero davvero presto di provare l'RS3 in strada, perché deve essere proprio regina di versatilità. Poi questi sedili in carbonio a guscio sono davvero super comodi e super contenitivi, ovviamente la cintura stradale fa un po' quello che può, però davvero RS3 è un mezzo incredibile. Ci permette di fare un po' quello che si vuole, tra l'altro qui 300 esemplari, vettura davvero davvero molto molto interessante. Dopo aver provato queste RS3 in pista, adesso andiamo nel circuitino di là, perché vogliono farci provare nella pratica quello che è l'RS Torque Splitter, quindi il differenziale posteriore che porta il 50% della coppia dietro e poi il 100% di questo 50% lo sposta su una delle due ruote per farci fare dei traversi davvero pazzeschi. Avete già visto questo esercizio su di lei, ma adesso RS3 in questo bellissimo circuitino in cui faremo un sacco un sacco un sacco di traversi. Ma voi vi sareste mai aspettati da un RS3 vederla fare questo tipo di cose praticamente senza sterzo? Cioè non stiamo dando volante. È molto particolare perché alla fine si fa tutto con il gas, si fa tutto con il gas, togli dai gas, sì. E lei è incredibile perché giochi praticamente solo con il gas e riesce a fare delle cose che non mi sarei assolutamente mai aspettato di poter fare con una RS3. Quando vai a spostare il peso da una parte all'altra, il differenziale porta il 100% della coppia sulla ruota esterna, ovviamente del 50 che il differenziale, diciamo, centrale riesce a portare dietro, e fa dei traversi pazzeschi. Non riesco neanche ad esprimermi. E sapete cosa? Adesso hanno provato un'altra vettura perché vanno a cambiare le gomme. Cioè, gli possiamo finire le gomme, è spettacolare. E ci vogliono 82.700 euro per portarvi a casa una RS3 in questa versione performance. Solo in versione Sportback,
per il mercato italiano, per avere una edizione limitata di un RS3e. Alla fine, secondo me, ci stanno. È una vettura davvero pazzesca. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Mi manca di capire come questa RS3 funziona nell'uso di tutti i giorni, nella guida quotidiana. Spero di scoprirlo presto. Vi faccio vedere al volo anche la RSQ3 in versione speciale. 10 anni anniversario. Bellissimi i cerchi dedicati. Ovviamente qui siamo di fronte ad una versione sportback, c'è anche in versione standard. Qualche dettaglio nero lucido, qualche dettaglio diverso qua e là. La vera differenza la fanno questi sedili pazzeschi in carbonio, sono davvero una cosa mostruosa, li abbiamo visti prima su RS3. Gli interni non cambiano poi così tanto, alla fine è la RSQ3, abbiamo le classiche impunture, qui abbiamo cinture nere, quindi non abbiamo colori particolari, però questi sedili sono davvero una figata. Cerchi, kit estetico non particolarmente invadente, però qui oggi c'era anche lei. Lei è Audi TT RS in edizione speciale Iconic Edition. 100 esemplari per l'Europa, con un'estetica e delle caratteristiche davvero davvero spaziali. Parto con il frontale perché è di una cattiveria incredibile. Prese d'aria enormi, lettering 4, splitter in nero lucido, appendici aerodinamiche, anche queste nero lucide, carbonio ovunque, freni anteriori carboceramici con cerchi specifici per questa Iconic Edition. Ce lo dice anche qui, è la Iconic Edition. E anche minigonne. E poi, vabbè, questo capolavoro alettone a becco di cigno, quindi con questi attacchi che partono da sopra in carbonio, la rendono di una cattiveria davvero rara. Estrattore posteriore in carbonio con i doppi scarichi, ovviamente verissimi. Saliamo all'interno perché anche dentro ci sono un sacco di dettagli molto particolari. I pannelli porta in configurazione Audi Exclusive, queste impunture gialle, impianto Bang & Olufsen, sedile a guscio con il lettering Iconic Edition per contraddistinguerla, appunto anche qui tornano le impunture gialle. Per questo interno davvero molto particolare, scritta Audi Sport. Vi ricordo che Audi TT non ha lo schermo centrale, ma solo quello davanti al guidatore. Il volante è direttamente derivato da quello di R8. Molto bello qui il virtual cockpit classico di Audi, con tutte le funzioni al suo interno. Il volante con il mirino giallo, anche qui per riprendere questa versione speciale. Numerata, questa ovviamente è una pre-serie, quindi non contano, diciamo. Per il resto è assolutamente la classica Audi TT che conosciamo già da diversi anni, e direi che lui adesso va nelle mie mani, andiamo a guidarla. La base tecnica è la classica 2.5, 5 cilindri, 400 cavalli e 480 Nm di coppia, quindi 20 Nm in meno rispetto alla nuova RS3. Cosa dirvi? 100 esemplari, 127.000 euro per questa Audi TT. Sono tanti, è ovvio, però da una parte il 5 cilindri è qualcosa di libidinoso. Dall'altra comunque abbiamo una vettura molto esclusiva, perché appunto 100 esemplari, e 100 esemplari una vettura sono davvero pochi, neanche ormai i marchi più blasonati fanno serie limitate così limitate. Hai la tamarraggine di avere sullo specchietto sempre un alettone a becco di cigno in carbonio, tra l'altro, che è qualcosa di spaziale. Da guidare, beh, è super affilata, così come è super affilata di default l'Audi TT. Anche un 2000 base è bella perché è compatta, ha il volantino molto diretto. Ovviamente qui abbiamo esasperazione dal punto di vista di cerchi e di assetto e di angoli, quindi comunque la vettura si comporta in maniera super prestazionale. Forse non è il prodotto che io sceglierei, forse sceglierei RS3 perché la trovo un po' più versatile, un po' più usabile tutti i giorni, ma anche questa, se vi volete divertire, ha sicuramente un gran senso. Ecco, forse le manca il differenziale posteriore to splitter, perché è prerogativa solo di RS3. Abbiamo la preponderanza della trazione anteriore, con poi la trazione posteriore che con il suo differenziale Aldex ci aiuta poi nell'uscita di curva, però si sente che la macchina tira, non spinge, mettiamola così. Però questo sound, purtroppo un pochettino drogato dalle casse all'interno dell'abitacolo, cambio fulmineo, assetto davvero davvero tarato in maniera eccezionale, cambia faccia tra comfort e dynamic, perché comunque le sospensioni a controllo elettronico lavorano come si deve. Ecco, forse tendenzialmente sottostante
sterzante, perché comunque l'indole della prevalenza della trazione anteriore ce l'ha e rimane. Però anche qui, in questa strada particolarmente sconnessa, non abbiamo particolari problemi di assetto strano che lavora in maniera, che lavora in brutta maniera, anzi copia molto l'asfalto, copia molto le asperità e anche le buche praticamente se ne mangia a colazione. Ovviamente i saltini, quelli un pochettino più cattivi, si sentono perché la taratura è tendenzialmente rigida, però davvero è una vettura che ci dà delle soddisfazioni, soprattutto a livello di sound. E poi vabbè, i freni carboceramici sono qualcosa di pazzesco, e la vettura, essendo così corta, il tiro rilascio praticamente non lo soffre perché la macchina gira su se stessa. È pazzesco, che spettacolo, che spettacolo. Ne arrivavano 5 di queste TT RS Iconic Edition, beh, sono già state tutte vendute, quindi vabbè, sarà per la prossima.